Don Francesco Cuzzo Crea lascia la comunità di Scilla dopo 16 anni. Dopo 16 anni al servizio della comunità di Scilla, Don Francesco Cuzzo Crea ha celebrato la sua ultima messa, accolto da una commovente partecipazione di fedeli. La cerimonia che si è tenuta è nella chiesa Granita, dove tanti cittadini, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari, hanno voluto rendere omaggio al sacerdote. Tra i presenti il comandante della stazione dei carabinieri, il commissario prefettizio, dottoressa Surace, hanno sottolineato l'importanza del lavoro di Don Francesco per la comunità. Durante la celebrazione sono stati espressi sentimenti di gratitudine ed affetto, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio degli altri. La partenza di Don Cuzzo Crea segna una nuova pagina per la parrocchia, ma il suo lascito in fede e l'impegno rimarrà nel cuore dei cittadini di Scilla. Sì, effettivamente è stata una bella manifestazione toccante, toccante per me in particolar modo perché rivedo l'arciprete che mi ha sposato, Monsignor Numeri, tantissimi anni fa e il chierichetto di allora che è Don Francesco praticamente. Toccante, toccante perché Don Francesco ha lasciato col suo sorriso, ha lasciato veramente tanto Scilla. E come ha detto lui nel corso del suo discorso, effettivamente un pezzo di cuore lui lo lascia qua, così come mi auguro che anche un pezzo di cuore nostro se lo porta con lui. Don Francesco ha dato tanto, anche specialmente in quest'ultimo periodo storico scillese non bello, ma che in ogni caso ha saputo affrontare dal Covid in poi, è stato veramente una colonna per Scilla. Sì, è stato chiamato ad altro incarico dall'arcivescovo, certo, 16 anni di ministero sacerdotale speso a Scilla e quando dico speso intendo che veramente senza riserve ha amato questa comunità, l'ha dimostrato con i fatti, si è sempre impegnato in tutti i fronti e quindi la comunità oggi lo saluta ovviamente con un po' di tristezza perché è sempre presente, è a pochi chilometri di distanza, quindi i rapporti interpersonali rimarranno intatti con lui, però ovviamente ogni qualvolta c'è un distacco, questo porta a dispiacere, un pochettino di sofferenza, è inutile negarlo. Ecco, dopo la celebrazione ci sarà il saluto di tutta la comunità di questo di Scilla, di Chianalea, ecco, dei vari Sì, rioni. diciamo che già durante la celebrazione è previsto anche un saluto da parte della comunità, un membro della comunità leggerà una lettera di saluto e verrà consegnato un dono a nome di tutta la comunità affinché rimanga a lui questo ricordo, anche se i ricordi rimangono impressi nel cuore, come anche il suo rimarrà impresso nel cuore di ogni scillese. Ecco, 16 anni di sacerdote qui a Scilla, ecco, cosa ha lasciato oggi a Donna? Ha lasciato tanto sia dal punto di vista spirituale che anche dal punto di vista materiale. Lui in modo particolare ha svolto il suo ministero seguendo due direttrici, quello della pietà popolare, intuendo quello che è il forte potere di evangelizzazione che la pietà popolare ha, infatti grazie a questa ha accolto molti giovani, ma anche meno giovani, e poi anche la cura dei beni culturali come testimonianza del passato, cioè lui ha sin dall'inizio del suo mandato a Scilla, ha amato Scilla ed è anche egli diventato uno scillese. La lascio unita, è la cosa più bella che un parroco può sentire, no? Il senso di appartenenza, di unità, il candore, perché c'è molto candore, c'è purezza, c'è stata sempre nei nostri rapporti. 16 anni sono 16 anni, certo c'è anche un po', ecco, la malinconia di questo momento, ma è come dire, il Signore ci chiede, no? Questo, Lui stesso si è donato a noi e ha detto, devo andare anche in altri villaggi a predicare, quindi che il Signore veramente ci dia tutti, sia chi rimane, sia chi continua, perché anche il mio successore, Don Nicola, è una persona veramente meravigliosa, per cui può fare veramente tanto bene, come ho cercato di fare io in 16 anni. E i rapporti sono stati sempre così belli, poi io dico è un dono di grazia essere stati parroco a Scilla, perché è una cittadina meravigliosa, paesaggistico, insomma anche dal punto di vista degli animi, delle persone stesse, per cui mi hanno caricato tanto, mi hanno dato tanto amore. Ecco, lei ha vissuto in questa cittadina più volte, come sappiamo, sciolto per
Ecco, eppure lei la comunità l'ha tenuta, ecco, anche in questo. Sì, il parroco fa tanto. Sì, devo dire che lo strappo si avverte di più, anche perché siamo ancora un comune commissariato e in questi anni ai cambiamenti sociali, epocali, politici, amministrativi o nelle varie situazioni di difficoltà, il Covid, cioè la parrocchia c'è stata sempre, il parroco è stato sempre un punto di riferimento. Veramente, e anche questa è una grazia per noi sacerdoti, perché quando possiamo accompagnare le persone in frangenti o in contesti significativi, ecco, noi cresciamo anche e lasciamo anche un bel ricordo. E adesso continueremo questa storia, un'incredibile, dico io, storia d'amore, un'incredibile storia d'amore. Sono anche un po' commosso, chiedo scusa.